Buonasera a tutti, io sono Enrico Meschini, eh, socio di maggioranza e presidente delle piantagioni del caffè, nonché padre di Prunella. Stasera ho l'onore, ma più che l'onore, il piacere di introdurre eh, questo evento nel quale presentiamo il passo più importante fatto dalle piantagioni del caffè in tutta la sua vita, direi. Prima vorrei iniziare facendo una introduzione per raccontarvi come siamo arrivati fino a qui. Le piantagioni del caffè sono sul mercato da 27 anni, quindi dal... 1994 e si è conquistata il suo spazio, non grande per la verità, ma uno spazio eh, significativo che ci ha dato eh, molta soddisfazione, perché per noi il lavoro è importante per ciò che ci consente di essere e devo dire che siamo riusciti a raggiungere il traguardo di essere considerati dei professionisti seri che non devono mai eh, giungere a compromessi con le loro più profonde convin convinzioni. Vi farò anche una uh, storia della mia uh, vita nel caffè. Questa inizia 125 anni fa, in effetti è la storia della mia famiglia, questa è la mia famiglia che incomincia a tostare 125 anni fa caffè, quella che a noi interessa oggi è il mio incontro di poco più di 20 anni fa con le piantagioni del caffè. Quando io sentii parlare di questa piccola azienda artigianale che aveva Considerata innovativa, che aveva delle idee abbastanza nuove in questo campo. E eh, in quegli anni anch'io avevo eh, delle idee eh, nuove e decisamente eh, originali, talmente originali che eh, sono interessanti tutt'oggi a distanza di così tanto tempo. Per farvi un esempio parlavo di caffè di piantagione, parlavo della necessità di stabilire un contatto profondo fra i produttori di caffè e i torrefattori oppure l'assoluta necessità di andare a utilizzare i prodotti che venivano scelti direttamente in piantagione. Per farla breve io in effetti avevo... Uh, imboccato una strada che sarebbe stata percorsa di lì a pochi anni da un gran numero di appassionati in tutto il mondo, quella dei caffè speciali. È per questo che io posso essere considerato un po' visionario e oggi aggiungo anche un po' pazzo perché io eh, quando mi resi conto che le piantagioni del caffè parlavano la mia stessa lingua, io decisi di investire tutto ciò che avevo in questa piccola società, divenendone socio di minoranza prima, di maggioranza poi, ma sempre facendo da motore per il progredire di questa eh, piccola azienda. Era piuttosto difficile eh, il nostro mondo perché noi eravamo fra i primi in Europa a parlare di questi temi, eh, e, ma non avevamo eh, i soldi, non, non eravamo forti sufficientemente dal punto di vista finanziario, come lo sono le multinazionali, per poter far sentire la nostra voce. Quindi abbiamo faticato moltissimo per conquistare il nostro spazio un passo alla volta. Ciò cioè, nonostante abbiamo conquistato la nostra clientela, abbiamo eh, convinto e affascinato tutta una serie di appassionati del mondo del caffè che ci seguono eh, fino ad oggi e eh, I clienti professionali che si avvicinavano a noi prendendo i nostri prodotti ci gratificavano eh, perché ci ringraziavano per il lavoro che avevamo fatto e per i valori che avevamo loro eh, trasmesso. Quindi l'essere primi spesso è faticoso, è difficile, però porta anche dei vantaggi perché avevamo la possibilità di comunicare delle novità assolute, delle cose di cui nessuno aveva sentito parlare. Per fare questo io ho viaggiato molto, ho viaggiato in moltissimi paesi produttori di caffè, tutti nella fascia intertropicale e ho parlato e discusso con piantatori di caffè. Eh, piccoli agricoltori, assaggiatori, eh, esportatori, ma perfino di altri, con altri visionari come me che come me, giravano il mondo alla ricerca di nuovi caffè e alla ricerca di incrementare la conoscenza eh, di questo prodotto. In questa fase, che potremmo definire pionieristica, noi abbiamo anche partecipato alla fondazione della Specialty Coffee Association of Europe, di cui siamo riconosciuti come pioneer member, e abbiamo fondato la CSC, che sarebbe l'Associazione Caffè Speciali Certificati. Io sono profondamente convinto che le piantagioni del caffè sotto la guida di Prunella e di Jacopo, possa continuare a beneficiare di queste radici pionieristiche ed avanguardia, ma con i piedi ben piantati in terra pur mantenendo fissa la, lo sguardo, fisso lo sguardo, verso l'obiettivo della qualità. Questo eh, fornirà alle piantagioni e ai suoi clienti eh, attuali e del futuro strumenti sempre nuovi per eh, eh, rimanere sempre un passo avanti e ben distinti all'interno del mercato. Ora lascio la parola a Jacopo Bargoni, eh, amministratore delle piantagioni del caffè, che aggiungerà una nuova tessera a questo racconto. Arrivederci. Grazie Enrico, buonasera a tutti. Sono Jacopo Bargoni, socio amministratore delegato di Piantagioni del Caffè, nonché genero di Enrico. La mia storia alle Piantagioni del Caffè inizia nel 2012. Enrico cercava una persona che lo aiutasse a sviluppare l'azienda che aveva creato e che nel frattempo aveva rinnovato tutto l'impianto produttivo. Io di caffè non sapevo granché, quel poco che sapevo me l'avevano raccontato Enrico e Prunella in ambito familiare, ma l'approccio di Enrico al prodotto mi affascinava molto, così come mi ha sempre affascinato tutto il settore del food and beverage. Io e mia moglie poi siamo sufficientemente affiatati e incoscienti da lavorare insieme e quindi decisi di accettare la sfida. Prima di lavorare in piantagioni del caffè, ho lavorato, lavorato nell'ambito della consulenza in materie economiche. Ho potuto osservare molti titolari di azienda, manager fare cose buone e compiere errori. Da ognuno di loro ho cercato di prendere qualcosa per me. Quando sono entrato in piantagioni del caffè, Brunella aveva già portato un approccio giovane, energico. Insieme per oltre due anni abbiamo deciso di attendere e osservare, osservare il metodo con cui Enrico lavorava, il modo con cui questa azienda realizzava i propri prodotti. Nel 2015, dopo quasi tre anni di studio, ci sentivamo pronti, pronti per dare un approccio più energico, più concreto, più strategico. Enrico in quell'occasione ha dimostrato ancora una volta di essere un uomo con la visione sul futuro, ha unito fiducia e controllo. In un mercato eccezionalmente dinamico come quello del caffè, avere una dirigenza giovane può fare la differenza. E infatti abbiamo iniziato a reagire più velocemente ai cambiamenti che intervenivano sul mercato. Allo stesso modo, ci siamo posti come obiettivo quello di essere noi attori, anticipatori e pionieri del cambiamento. In effetti è per questo che oggi siamo qui. Prunella si è occupata del miglioramento e dello sviluppo continuo del prodotto. Io mi sono occupato dello sviluppo delle persone che lavoravano in piantagioni del caffè e della gestione dell'azienda. Ho cercato di creare un team affiatato, un team di persone che sapessero cogliere le opportunità che si presentavano sul mercato. Allo stesso modo ho cercato di creare un team di persone in grado di prendersi cura professionalmente le une delle altre, così facendo prendersi cura del prodotto e quindi dei nostri clienti. Mi complimento con tutti quelli che hanno lavorato in piantagioni del caffè con me perché è stato un grande lavoro di gruppo che ha portato un grande cambiamento nel metodo di lavorare, ma siamo riusciti a tenere fermi e saldi i valori fondanti di questa azienda. Negli anni abbiamo affrontato tutti i temi, il miglioramento dell'impianto produttivo, il miglioramento delle nostre tecniche di produzione, la digitalizzazione, la formazione. Abbiamo studiato e abbiamo applicato tanto. È stato un percorso molto faticoso ma anche molto interessante. E se guardo indietro oggi resta ben poco del vecchio metodo di lavoro delle piantagioni del caffè, ma restano i valori fondanti che stanno dietro ogni nostro pacco di caffè. Questo metodo negli anni ci ha portato delle soddisfazioni. Siamo cresciuti oltre il 20% ogni anno. Siamo stati inseriti tra le 400 aziende italiane cresciute di più nell'ultimo triennio. Forbes ci ha inserito tra le 100 eccellenze italiane 2020. È aumentato l'organico, sono arrivate nuove persone, ogni persona ha portato una nuova sensibilità. Più persone intorno al tavolo hanno prodotto più idee. Le idee. Hanno alimentato la crescita. La crescita ci ha permesso di investire in tecnologia. La tecnologia ci ha consentito di rimanere artigiani, ma dotarci di strumenti e metodo da piccola industria. Abbiamo aggiunto quindi costanza alla qualità, anche al crescere della quantità. Nel fare questo, nell'affrontare questo percorso di crescita, ci siamo presi un impegno verso noi stessi, verso i nostri prodotti, verso i valori di Enrico e i valori di questa azienda. Sul prodotto non scendiamo a compromessi. Oggi ci consideriamo artigiani organizzati in piccola industria e possiamo così servire con lo stesso prodotto una caffetteria, un hotel di lusso, una catena di hotel di lusso, una compagnia di navigazione, i distributori che in giro per il mondo con le loro reti distributive portano il nostro prodotto sui mercati esteri. Oggi dopo 18 mesi di analisi, studio strategici del mercato, possiamo spingerci fino a proporre un nuovo modo di intendere il caffè di qualità. Questo che vi presentiamo oggi è il più grande investimento che questa azienda ha fatto sul proprio marchio dalla fondazione fino ad oggi e lo abbiamo fatto non per il nostro piacere personale ma avendo sempre in testa al centro dei nostri pensieri i nostri clienti e tra poco vi faremo vedere come. Ma ora cedo la parola a Prunella. Ciao. Mi chiamo Prunella Meschini e sono amministratrice delle piantagioni del caffè, dove mi occupo di ricerca e controllo della materia prima, quindi caffè verde, e di marketing. Sono laureata in biologia molecolare ed è proprio grazie al percorso di studi che ho fatto che ho maturato una discreta esperienza e lavoro di laboratorio. Sono entrata nell'azienda Le piantagioni del caffè nel 2011 e il mio primo incarico è stato quello di supervisionare il nuovo impianto di torefazione e confezionamento che era stato ideato da mio padre. Il metodo scientifico che ho acquisito durante i miei studi universitari ho potuto applicarlo direttamente nel lavoro di laboratorio dell'azienda, dove ho cercato di seguire mio padre per tutta la mia vita lavorativa e per imparare tutto quello che aveva da insegnarmi sul caffè verde, appunto sulla materia prima. La sua idea originaria ed originale è stata quella di partire dalla piantagione, cioè da dove tutto ha inizio. E per farlo abbiamo dovuto fare numerosissimi viaggi nei paesi d'origine e quindi conoscere direttamente i produttori e creare con loro un rapporto di reciproco scambio di informazioni. Questo ci ha permesso di creare caffè che fossero veramente particolari e non solo espressione della piantagione da cui provenivano, ma anche e soprattutto delle persone che li lavoravano. E quindi caffè con storie vere, autentiche, da poter dare ai nostri clienti e al consumatore finale e da qui appunto il nostro nome, le piantagioni del caffè. Questo tipo di metodo è stato anche utile per cercare di avere caffè costanti nel tempo dal punto di vista organolettico, perché i produttori sanno cosa vogliamo, sanno perché le l'abbiamo detto e quindi sanno cosa imbarcare e cosa consegnarci. Questo metodo è stato applicato anche alla tostatura dei caffè, che vengono tostati tutti singolarmente per permettere ad ognuno di essi di esprimersi al meglio. Anche i blend, infatti, le miscele vengono create successivamente alla tostatura, dove i caffè quindi vengono presi e messi insieme soltanto dopo. Tutto questo per creare dei prodotti che siano eccellenti per tutti i nostri clienti, che per loro natura sono molto eterogeni tra loro, ma che condividono i nostri stessi valori. Possono trovare quindi dei caffè come le miscele per un uso più quotidiano, più spensierato, ma allo stesso tempo anche dei caffè che regalano esperienze uniche come i caffè di singola piantagione. Tutto questo lavoro è stato fatto non solo per piacere personale nostro, ma anche e soprattutto tenendo a mente chi sono i nostri clienti, cosa vogliono e quali sono i mercati in cui operano. Perché volevamo fornire loro degli strumenti che fossero realmente, veramente competitivi, come caffè costanti nel tempo e caffè ricchi di storia. Una storia autentica, vera, bella, che potesse essere raccontata in modo spensierato. Quindi un sistema che si basi veramente sulla verità e non tanto su una comunicazione tesa a irretire o a condizionare. E ora passo la parola a Massimo Zampedri, che è il nostro responsabile commerciale Italia. Grazie Prunella. Ciao a tutti, sono Massimo Zampedre, e sono il responsabile commerciale Italia delle piantagioni del caffè. Prima di raccontarvi perché sono qui, voglio raccontarvi come sono arrivato qui. Ho cominciato a lavorare nel mondo della caffetteria circa 15 anni fa, gestendo una caffetteria wine bar in provincia di Brescia. Dopo circa 10 anni dietro il bancone, dove ho imparato il valore di ogni singolo prodotto, nel mondo della caffetteria c'era del fermento e quindi ho cercato un'azienda che rispondesse a delle domande che in quel periodo mi facevo. Sono andato al World of Coffee nel 2014 a Rimini e ho conosciuto piantagioni del caffè. Ho trovato un'azienda che dava esattamente tutte le risposte alle domande che io mi facevo. Ho conosciuto allo stand Paolo Milani, il nostro tecnico assaggiatore Prunella Meschini, che quel giorno mi hanno aperto gli occhi, mi hanno fatto vedere quanto fosse importante la filiera del caffè nel suo intero, quanto fosse importante la provenienza, la lavorazione del caffè, l'assaggio del caffè fino ad arrivare all'estrazione della tazza finale. Scelsi quindi piantagioni del caffè come fornitore all'interno del mio locale e iniziai a trasmettere ai miei clienti la filosofia di lavoro di piantagioni del caffè che mi aveva coinvolto, ritenendo che un consumatore consapevole è un consumatore più appassionato e più fidelizzato e che Raccontare questa storia fosse il vero valore aggiunto nel mondo della caffetteria all'interno del mio locale. Collaborammo per circa 18 mesi, durante i quali la parola Specialty Coffee cominciava a essere sempre più presente all'interno delle caffetterie italiane. E fummo così pazzi da decidere di intraprendere un percorso lavorativo insieme. Per cui presi armi e bagagli e mi trasferì da Brescia alla Toscana. Ricordo bene le chiacchierate con Prunella e con Jacopo cercando di trovare un metodo di lavoro che fosse unico, un metodo di lavoro che fosse in grado di mettere al centro del progetto i sogni e i bisogni dei nostri clienti. Un sistema basato sullo scambio, sulla crescita comune, sulla fiducia, sulla competenza e sull'attenzione. Un sistema che ci dà la possibilità di prenderci cura dei nostri clienti in tutte le sue sfumature. I risultati per me sono arrivati: sono arrivati a tal punto che se sono qui a parlarvi è perché nei discorsi fatti nel 2014 a World of Coffee ho ritrovato la stessa passione che mi muove ora. Crediamo comunque nell'accessibilità del prodotto Specialty Coffee. Riteniamo che il caffè Specialty debba essere per tutti non per pochi, crediamo in un consumo conviviale del prodotto, in un consumo spensierato, un po' quello che siamo noi. Abbiamo creato una gamma di prodotti studiata per soddisfare sia gli esperti sia chi muove i primi passi nel mondo del caffè di qualità. Questo ci dà la possibilità di far avvicinare tutti e rendere accessibile il prodotto. Lo staff negli ultimi anni si è completato con Paolo Innocenti, il nostro tecnico, trainer e responsabile post vendita, che completa sostanzialmente quello che è il mio lavoro sul cliente e a cui lascio la parola. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie Massimo, ciao a tutti, sono Paolo Innocenti e mi occupo di post vendita e controllo qualità verso il cliente finale. In pratica si può dire che aiuto il cliente ad estrarre il meglio dai nostri caffè. Anche io come Massimo ho passato più di dieci anni dietro al bancone come barista e quindi conosco molto bene i desideri, i limiti e le opportunità dei nostri clienti. Ho maturato un'esperienza in un ambiente strutturato come il mercato centrale di Firenze e dal 2014 prima come barista e poi come responsabile della caffetteria del mercato centrale di Firenze e con le aperture di Roma, del spazio estivo di Venezia e del centro commerciale Gigli, ho accumulato un bagaglio di esperienze notevole. Allo stesso tempo la passione per il caffè mi ha portato a seguire un percorso di formazione con la Specialty Coffee Association, OSCA, della quale sono attualmente... Un training autorizzato per i moduli barista e brewing. Questo percorso di conoscenza mi ha fatto sentire la necessità di passare da un, una struttura molto grande come quella del mercato centrale a una realtà più piccola. Mi sono voluto riconcentrare e ritornare un po' alle origini sui caffè speciali. Ed è per questo che nel 2018 ho collaborato all'apertura del Ben Caffè una caffetteria specialty nel cuore di Firenze. Indovinate un po' con quali caffè abbiamo deciso di collaborare? Beh, ovviamente con le piantagioni del caffè. Durante tutto l'anno ho collaborato saltuariamente con l'azienda quando ci sono state fiere, eventi e degustazioni. Però agli inizi del 2019 Jacopo è arrivato con un'offerta alla quale io non ho saputo dire di no, ovvero di entrare in pianta stabile a far parte della... Famiglia delle piantagioni del caffè. È un'azienda, le piantagioni del caffè, una delle poche al mondo a dotarsi di assaggiatori e formatori per fare assistenza ai propri clienti. L'idea di Jacopo e Prunella è di incrementare questa attività per fornire a tutti i clienti un supporto professionale di alto livello per crescere insieme. Io lavoro per formare i baristi, per valutare l'estrazione. E tutto ciò per permettere di ottenere il meglio dal nostro caffè. Quindi se vogliamo sintetizzare e identificare il mio lavoro, beh, qual è? Il mio lavoro è abbastanza vario perché mi occupo di formazione sui nostri clienti professionisti, sulla gestione delle attrezzature e sulle tecniche di estrazione, sia in espresso che con metodi di estrazione alternativa. Se richiesto dal cliente collaboro al layout del progetto grazie alle mie esperienze precedenti con il mercato centrale e anche alla definizione di un menù su, specifico sui caffè. Successivamente visito periodicamente i nostri clienti e controllo la qualità tramite l'assaggio, li assisto per problematiche tecniche e mh, faccio anche corsi di aggiornamento. Inoltre da loro ricevo una cosa molto importante, ovvero dei feedback, feedback che passo alla direzione e anche al nostro reparto tecnico interno e contribuisco attivamente allo scambio di informazioni tra noi e i nostri clienti. Quindi in sostanza aiuto i nostri clienti a estrarre il meglio da ogni caffè, come ho detto all'inizio. E formo il barista così che possa trasmettere informazioni corrette ai consumatori. In questo modo abbiamo scoperto che il barista può creare curiosità, curiosità nel cliente che poi porta alla passione e che successivamente porta all'amore per i nostri prodotti, i prodotti artigianali Concludendo, quindi, la qualità della materia prima, l'equilibrio della tostatura, il controllo della qualità, la formazione e l'assistenza post-vendita ai nostri clienti sono le caratteristiche che ci contraddistinguono e ci rendono unici. Alla fine dell'evento avremo alcune testimonianze dei vantaggi portati da questo modello. Adesso, salutandovi, passo la parola a Destel che avrà l'onore e l'onere di concludere. Questa prima parte dell'evento. Di nuovo grazie a tutti e buona serata. Buonasera a tutti, io mi chiamo Estelle Gast e sono la responsabile commerciale estero delle piantagioni di caffè. La mia esperienza nel mondo del caffè risale al 2003. Quando ho iniziato a lavorare per una torrefazione commerciale in Toscana, la mia esperienza era basata molto sul lavoro nel mondo di retail, il GDO. Ottenni successo abbastanza velocemente, l'azienda ha deciso di assumere un'altra persona e di mandarmi a giro per il mondo a rappresentare l'azienda in fiera e cercare nuovi clienti. Ho avuto quindi l'occasione di conoscere tante realtà diverse e tante persone, colleghi, clienti che mi hanno insegnato il valore della qualità di caffè. Più, impar più imparavo, più perdevo la passione per il mio lavoro, che era diventato meccanico e orientato solo sul profitto economico e quindi avevo bisogno di stimoli nuovi e mi sono ricordata di Enrico che avevo conosciuto nel 2006 e sono andata a trovarlo e lui mi ha aperto delle porte nuove mi ha fatto conoscere il mondo dello specialty coffee e io ho visto la luce ho mollato il mio vecchio lavoro e sono andata a lavorare per le piantagioni ringrazio ancora oggi Enrico per l'opportunità che mi ha dato e di avermi restituito la passione per il mio lavoro quindi continuando a viaggiare ho imparato che ogni paese ha attitudini diverse, culture e abitudini di consumo differenti che offre opportunità diverse e quindi bisogna avere un approccio personale per ogni cliente. Innanzitutto va fatta un'indagine approfondita del mercato, conosce le abitudini del popolo, credo che il segreto del successo sta nei dettagli, è fondamentale ascoltare e imparare. Puoi immaginare e trasmettere le qualità e la conoscenza di caffè. Più diamo conoscenza, più l'importatore ha strumenti per ottenere successi e è stimolata a fare di più. Il loro successo è il nostro successo e quindi per questo mi piace definire i nostri clienti, i nostri partner. Ma all'inizio, quando sono entrata nelle piantagioni di caffè nel 2011, non è stato facile. La realtà era molto piccola, aveva dei bei clienti all'estero, ma erano pochi e quindi c'era tanto da fare. Io per di più avevo sopravvalutato le mie capacità e non riuscivo a vendere i nostri prodotti di qualità ai clienti che pensavo di poter fare. E quindi sono stati bravi. Ya, ehm, Enrico e Prunella a darmi stimoli e, e farmi appassionare del prodotto. Mi hanno mandato in piantagione per toccare le qualità con mano, per poi riuscire a venderlo ai clienti. Infatti, piano piano, sono riuscita a cogliere nuovi clienti e aprire nuovi mercati. Oggi sono molto felice di poter dire che le piantagioni del caffè ha ah, il 75% del fatturato è fatto dai clienti esteri. Le piantagioni si distingue da altri torrefattori italiani per la qualità applicata su tutta la gamma dei prodotti. Le singole piantagioni sono tracciabili al 100% fino al produttore che riuscendo così di valorizzare la storia di ogni caffè, le sue origini e le qualità organolettiche. Credo che inoltre Ancora più importante sono le miscele. Le miscele, paragonandole a un prodotto commerciale comune che si trova sul mercato, non ha rivali. Le miscele perché sono realizzate con le stesse caffè di singola piantagione che offriamo anche in purezza. Quindi dà un'eleganza e una qualità al prodotto che è molto apprezzato. Forse costiamo qualcosina in più. Ma l'esperienza che offriamo in tazza, il supporto tecnico e commerciale e il materiale promozionale che accompagna il concept fanno la differenza e il cliente solitamente rimane molto soddisfatto e è stimolato a ottenere ancora più successi. Un'altra particolarità che crea vantaggio per i clienti esteri è il fatto che siamo una piccola industria con una mentalità artigianale. Il lavoro che abbiamo fatto nei paesi di origine ci siamo garantiti un accesso ai volumi di caffè che ci permette di lavorare o di vendere caffè anche a clienti più grandi e ci ha permesso di crescere in modo sano e di non deludere mai le aspettative. A livello di impianto produttivo siamo all'avanguardia e ci siamo dotati di tecnologie che ci permettono di... Offrire prodotti confezionati in modo moderno, rapido e al contempo siamo flessibili a consegnare ordine su ordine un prodotto fresco con uno shelf life medio-alto. Detto questo, vorrei ricollegarmi al tema che per me è molto importante, che è la passione del proprio lavoro. Alle piantagioni dei caffè condividiamo tutti la passione per il prodotto che produciamo e cerchiamo sempre di migliorarla. Il prodotto, il, il, ehm, il lavoro è importante per ciò che ci fa diventare. Insomma, mille motivi per lavorare con le piantagioni dei caffè. Credo che sia arrivato l'ora di entrare nel vivo della serata e lascio la parola a Jacopo Bargoni che introdurrà il motivo per cui siamo qui. Grazie e buona serata. Grazie, Estelle. Eccomi di nuovo. A me onore e onore di dare il via a questa parte centrale dell'evento in cui, come vi abbiamo ormai largamente anticipato, presenteremo il più corposo rinnovamento delle piantagioni del caffè dalla sua fondazione fino ad oggi, un rinnovamento col quale pensiamo di poter segnare il passo per una nuova concezione del caffè di qualità. Vogliamo infatti rendere pop i caffè speciali, gli specialty coffees, i caffè artigianali, i caffè di qualità in generale. Ci siamo detti basta ipercomplicazioni davanti a tutto. Basta centinaia di descrittori, informazioni tecniche utili solo a una nicchia di esperti e non comprensibili dal resto delle persone. Siamo convinti che dopo le varie onde che si sono susseguite nel mercato del caffè sia giunto il momento dell'onda della comprensibilità. Il cliente, il consumatore, ma in effetti anche il barista non hanno lo stesso tempo da dedicare al prodotto caffè che abbiamo noi. Non possiamo chiedergli di dedicare lo stesso tempo sono bombardati da centinaia di stimoli, hanno i loro interessi, le loro passioni. Dobbiamo creare dei prodotti di qualità che siano comprensibili, che siano comunicati in maniera spensierata. Dobbiamo creare dei prodotti di qualità che siano bevibili e comprensibili in tazza. Ecco perché Bloom With Us fiorisci con noi il nome che abbiamo dato al nostro percorso. Al centro ci sei tu, il nostro cliente barista, distributore, appassionato consumatore. Abbiamo messo te al centro del nostro pensiero, della nostra strategia di crescita. Abbiamo pensato alle tue esigenze, abbiamo deciso di rispettare il tuo tempo e le tue passioni. Attraverso la comprensibilità e la bevibilità vogliamo che tutti possano comprendere i caffè di qualità. Vogliamo rendere il caffè un qualcosa di divertente, gioviale, spensierato, conviviale, da bere con gli amici. In una parola comprensibile, vogliamo dare ai nostri clienti strumenti perfetti ed efficaci per comunicare questo e così avvicinare un maggior numero di appassionati, così facendo aumentando il numero di persone che si presentano nei nostri bar per chiedere i nostri prodotti, perché incuriosite, appassionate tramite semplicità e naturalezza. Questa è la grande novità che proponiamo oggi e speriamo che tanti colleghi torrefattori dediti alla qualità ci seguano per poter restituire al caffè di qualità il posto che merita, al centro dell'attenzione, togliendogli quella patina di ipertecnico vecchio, noioso che non si merita. Da cosa partiamo allora? Dalla razionalizzazione della nostra gamma prodotti. I nostri caffè non cambiano, il metodo con cui li realizziamo non cambia. I valori che stanno dietro ogni pacco di caffè non cambiano. Creiamo però due distinte linee principali, i caffè di piantagione e gli specialty people blends. Il nome della linea vi dice già la caratteristica principale dei caffè in essa contenuti. Da un lato i caffè di singola piantagione, dall'altro le miscele, ma vedrete che dietro questa divisione si scela molto di più. E adesso lascio la parola a Prunella che vi introdurrà alla linea dei caffè di piantagione, pensati per coloro che vogliono letteralmente immergersi nella piantagione di origine del caffè. Grazie Jacopo. Ovviamente hanno deciso di lasciare a me il compito più difficile di tutti, cioè partire a descrivervi il primo grande passo in avanti di tutto questo rinnovamento. La linea che rappresenta il nostro punto di unicità sul mercato, che rappresenta il nostro modo di essere, cioè la linea dei caffè di singola piantagione. Mi riferisco a tutti quei caffè che provengono da un'unica azienda agricola, dove con i produttori noi lavoriamo per anni e anni creando un rapporto di scambio e di fiducia, perché solo così riescono a consegnarci di anno in anno i prodotti che veramente vogliamo. Non a caso infatti abbiamo chiamato questa linea di piantagione. L'obiettivo de della linea in sé è trasportare tutti i nostri clienti, tutti nelle piantagioni di origine dei nostri caffè. Quindi non solo descrivendo i caffè in maniera semplice, ma raccontandoli e trasportandoli con noi insieme alle emozioni. Quello che abbiamo fatto quindi è descrivere i prodotti con il nome che rappresenta il nome della piantagione da cui il caffè in sé proviene, e con un'etichetta che veramente sia eh, il frutto di tutto ciò che noi abbiamo visto durante i nostri viaggi. Non a caso siamo partiti per realizzarla proprio dalle fotografie che abbiamo scattato direttamente in piantagione. Abbiamo quindi cercato di creare una dimensione orinrica in cui far immergere il cliente e farlo quindi viaggiare all'interno dei paesi d'origine. Abbiamo sì dato risalto alle informazioni tecniche, ma l'abbiamo fatto con semplicità, creando quindi curiosità e passione. Abbiamo inserito i descrittori, ma l'abbiamo fatto in maniera facile, in maniera precisa e sintetica. Abbiamo voluto intrigare con le emozioni e creare appunto passione e curiosità. Il caffè di questa linea è Alto Palomar. Alto Palomar è un caffè di singola piantagione peruviano ed è, un caffè con cui noi, è una piantagione con cui noi lavoriamo dal 2011. È una piantagione in cui abbiamo viaggiato tantissime volte per creare realmente un rapporto con i produttori e per formarli su una metodologia di assaggio che non è comune per i produttori nei paesi di origine, cioè l'assaggio del caffè in espresso, perché volevamo essere sicuri al 100% che i produttori sapessero che tipo di caffè noi volevamo ricevere. È un caffè biologico, è un caffè fair trade. Ed è un caffè che vi garantisco provenire da una delle più belle piantagioni che io abbia mai visto, perché l'elemento naturale in questa piantagione è decisamente presente, grazie al numero di insetti, al numero di animali che si vedono quando si cammina attraverso queste piantagioni. E non a caso infatti in etichetta abbiamo inserito l'elemento farfalle proprio per ricordarci sempre le emozioni che abbiamo vissuto durante alcuni dei nostri viaggi in Perù. Un altro esempio di caffè di questa linea è Danbiudo. Danbiudo è un caffè etiope, quindi proviene dalla madre dei caffè di qualità, l'Etiopia. È un caffè di naturale, è un caffè di foresta, ma soprattutto è un caffè di singola piantagione, che non è una cosa estremamente comune per l'Etiopia, che solitamente vende caffè con un nome che si riferisce esclusivamente alla regione di provenienza e non all'azienda agricola da cui effettivamente provengono. Da biudo invece è il nome della piantagione da cui proviene questo caffè e più precisamente il plot da cui noi acquistiamo si chiama Vadessa. La particolarità di questo caffè è sicuramente il profilo organolettico che è estremamente fruttato in via del tutto naturale ed è quindi facilmente comprensibile anche da palati dei non addetti al lavoro. L'ultimo esempio che portiamo oggi dei caffè di singola piantagione è La Cumbre. La Cumbre è un caffè salvadoregno è un caffè prodotto dal nostro amico Emilio Lopez, che conosciamo da tantissimi anni. È un caffè anch'esso naturale, ed Emilio è un produttore veramente molto capace, tanto che alcuni dei suoi caffè hanno vinto la Cup of Excellence. La storia che noi abbiamo con Emilio è una storia veramente molto bella, perché risale al momento in cui mio padre fece uno dei suoi primi viaggi nel Salvador e parlando con Emilio che era ai tempi un ragazzino, si chiedeva se non fosse possibile tornare alla produzione di un caffè naturale anziché un caffè lavato. Già che la storia comunque del Salvador vedeva soprattutto caffè naturali. Emilio, titubante Disse che non erano di moda, disse che inizialmente comunque i caffè lavati erano quelli che tiravano di più soprattutto nei mercati del nord Europa e degli Stati Uniti, ma insieme arrivarono alla conclusione che il gioco valeva la candela e quindi decisero di provare a produrre caffè naturali, che ad oggi rappresenta per Emilio una grande fetta della sua produzione. E quindi noi siamo veramente fieri di aver collaborato con questo produttore per la realizzazione di un prodotto ancora oggi estremamente godibile e particolare. Questi sono soltanto alcuni esempi dei caffè che compongono la linea di singola piantagione. Ovviamente ce ne sono altri che potremo mostrarvi alla fine dell'evento. Eh, ho cercato di essere molto diretta nella, spiegazione di, nella presentazione di questo progetto perché rappresenta davvero un passo molto importante per la nostra azienda. Si tratta di una linea che rappresenta la storia della mia famiglia, la mia stessa storia e quindi abbiamo messo tanta eh, quanta più energia potevamo nel cercare di valorizzarla al meglio. Adesso passo la parola a Jacopo che vi spiegherà tutto il resto. Grazie Prunella. Insomma, Prunella vi ha presentato i caffè di piantagione, quelli che rappresentano il nostro differenziale nel mercato, sia per la loro unicità di metodo che per la loro unicità di prodotto. Ma le miscele, i blend non hanno certo una minore dignità. Sono infatti costruiti con gli stessi caffè di singola piantagione che ritroviamo nella linea di piantagione. Sono miscelati dopo la tostatura per andare a creare un prodotto che è diverso. Un prodotto più adatto a una bevuta spensierata, più adatto a una bevuta giornaliera, meno tecnica. Sono appositamente creati per soddisfare le esigenze dei nostri clienti durante le loro pause, colazioni, e durante i momenti di studio e di lavoro. Sono pensati per tutti i palati, per essere bevuti anche più volte al giorno senza mai stancare. Il cliente, come vedete, è sempre al centro del nostro pensiero. Fino ad ora abbiamo espresso questo concetto con la passione, il prodotto e la nostra presenza e assistenza. Adesso lo esprimiamo anche con la comunicazione. Chiamato questa linea Specialty People Blend, sono caffè composti da caffè di singola piantagione, specialty nel caso dell'Arabica, ma il fulcro non è più il prodotto, il fulcro in questo caso diventa il nostro cliente, sono gli Specialty People. A loro ci rivolgiamo per loro facciamo ricerca perché loro vogliamo soddisfare. Ma chi sono allora questi specialty people? Ebbene sono persone, sono tutte le persone eccentriche, appassionate, interessate, persone che vogliono qualcosa in più, che non si accontentano e che quindi sono un po' come noi, ma anche e soprattutto come voi. In effetti sono i clienti che vogliamo, siamo tutti noi e siete tutti voi che oggi ci state guardando, non solo gli appassionati tecnici di settore, quindi, ma anche coloro che possono ambire a diventarlo. E ancora magari non sanno, non sanno quanta, quantità, quanta qualità ci può stare dentro un pacco di caffè. Specialty people sono tutte quelle persone che hanno una sensibilità superiore tale da permettergli di godere di prodotti di qualità vera. Magari, ripeto, ancora per prassi, storia del settore e abitudini di consumo non sanno che anche nel caffè... Dentro un pacco di caffè può stare veramente tanta qualità. Noi vogliamo eliminare queste barriere, queste prassi, vogliamo intrigare queste persone, avvicinarle, attrarle, fargli scoprire questo mondo per loro nuovo. Ecco perché li mettiamo direttamente in etichetta. Per dirgli che sono al centro del nostro pensiero e quindi della nostra comunicazione. Sono baristi, sono clienti consumatori, sono distributori che pos possono ambire a diventare specialty people oppure sono già specialty people. Le persone che trovate in etichetta sono felici, gioviali, appassionate, interessate, curiose, in movimento. Ogni prodotto avrà tre diverse etichette con tre diverse specialty people. E in futuro ne avremo forse anche di più. E questo perché i prodotti non sono legati alle persone, alle facce che sono in etichetta. Le etichette nel loro insieme rappresentano chi per noi è il perfetto cliente delle nostre miscele e quindi il cliente è anche perfetto per la nostra azienda. Gli specialty people rappresentano tutti i clienti della nostra azienda orizzontalmente, danno vita a una community che è quella che poi ci aiuta a esprimere chi siamo, ci aiuta a portare i nostri prodotti in giro per il mondo, a rappresentare il nostro differenziale. Ecco, tornando alla divisione con i caffè di piantagione. Se i caffè di piantagione sono e rappresentano il nostro differenziale sul mercato, sicuramente gli specialty people blends rappresentano i prodotti più venduti in tutto il mondo e quindi più diffusi. Quindi anche quelli che portano il nostro marchio a giro per il mondo. E questo guardate è solo l'inizio, come detto Vogliamo cambiare la concezione del caffè di qualità, renderlo conviviale, bevibile, comprensibile. Partiamo da questo grande progetto di rebranding e arriveremo a molto altro nei prossimi mesi. Ma lasciate che vi presenti alcuni di questi prodotti oggi, per esempio la Miscela 100, una miscela 100% arabica. Composta da cinque caffè di singola piantagione, alcuni dei quali sono caffè che ritrovate anche nella linea di piantagione. Una miscela che è nata per soddisfare il bisogno della pasticceria italiana. Volevamo un prodotto che sposasse bene la pasticceria di qualità italiana. È una miscela che, dal quale si estrae un espresso comprensibile, che gli italiani, per esempio, possono capire, ma al contempo un espresso che ha dei caratteri aromatici. Molto pronunciati, quindi che spinge il consumatore a fare un'esperienza in parte nuova. Accanto a questa voglio presentarvi un altro prodotto che è l'8515, in questo caso una miscela che contiene anche una piccola percentuale di robusta. Una robusta di piantagione curata, lavorata, con la stessa qualità nel metodo che viene usata per lavorare i nostri caffè Arabica. In questo caso, quindi la robusta si unisce altre, ad altri caffè. Arabica Specialty. Questo è un caffè che ha un profilo molto più tradizionale, quindi un italiano, ma in generale chi cerca un espresso lo riconoscerà maggiormente familiare, ma al contempo un caffè dove le note aromatiche non sono eh, tappate o nascoste da amarezza o sentori negativi. Infine vi racconto la storia di un prodotto che ha molto a che fare col concetto di Specialty People, il filter C una miscela, anzi meglio, una combinazione di due caffè creata nel 2014 su stimolo di un nostro cliente, un nostro cliente che voleva un prodotto da estrarre in filtro per far avvicinare il consumatore anche a questo metodo di, estra di estrazione così sconosciuto a noi italiani. È nato il Filter C, un prodotto per essere, nato per essere estratto a filtro ma facile, comprensibile dal consumatore che quindi lo può bere durante le sue pause, durante i momenti di studio, lavoro, oppure per difendersi dal freddo durante l'inverno. Un caffè, quello estratto a filtro, è in grado di accompagnarti per un periodo più lungo rispetto all'espresso. Come mai delle persone in un'etichetta di caffè? Come mai tutti questi colori? Cosa stanno facendo? Cosa rappresentano? Perché sono così felici? I clienti dei vostri bar non potranno non farsi queste domande, vorranno saperne di più, saranno curiosi e si appassioneranno. Come avete visto abbiamo cambiato il pacco e abbiamo cambiato il logo. Siamo passati dal nero al bianco. Inoltre da prima da un racconto molto tecnico e descrittivo siamo passati a un racconto di tipo emozionale. Vi lascio immaginare come sia stato difficile far digerire queste scelte Enrico, ma anche la difficoltà in sé delle scelte che abbiamo dovuto prendere. Ma quando abbiamo aperto la mente, quando abbiamo cancellato, messo da parte le prassi di settore, le abitudini, le consuetudini di questo prodotto, di questo mercato, la strada ci è apparsa subito giusta. Il pacco bianco è molto più elegante e tutte le informazioni sono molto più visibili. Quando terrete dietro ai banconi questi pacchi, Essi li impreziosiranno, non li appesantiranno. I vostri clienti vorranno vederli più da vicino, vorranno saperne di più, vorranno comprendere le illustrazioni e saranno incuriositi. Rinnovamento del logo rendiamo il nostro albero di acacia più iconico, più unico, più riconoscibile, un simbolo più veloce per raccontare a tutti quelli che sono i nostri valori. Le illustrazioni al posto delle descrizioni catturano l'attenzione, affascinano, generano curiosità. La curiosità porta a fare domande. È così che vogliamo avvicinare e dar vita a nuovi appassionati, è così che vogliamo ampliare il mercato degli appassionati del caffè artigianale, incuriosendo persone con una comunicazione accessibile, semplice. Attraiamo persone che sono distratte da mille stimoli attraverso bellezza e emozione. È un'evoluzione sostanziale e radicale, sia per noi che per il nostro mercato. In effetti nessuno si è spinto ancora così avanti nel mondo del caffè, ma non solo abbiamo cercato di capire i nostri clienti, ma siamo andati oltre. Abbiamo cercato di tracciare la direzione, abbiamo teorizzato la strada da seguire tutti insieme per crescere e con questa evoluzione indichiamo quello che secondo noi è il percorso giusto. Per tutti voi che vendete e servite il nostro caffè, questo sarà un grande vantaggio nel mercato, avere una comunicazione subito riconoscibile, veloce, intrigante, bella, semplice da spiegare, anzi che si spiega da sola, che genera curiosità. Adesso lascio la parola a Prunella che approfondirà la nostra nuova comunicazione. Rieccomi! Il lavoro che abbiamo fatto è stato davvero, davvero tosto. I mesi di studio ed analisi insieme ai nostri consulenti sono stati tantissimi, e è stato un percorso di studio che ci ha portato a crescere come persone e a mettere in discussione tutto quello che credevamo di sapere sulla comunicazione. Tutto ciò per vedere i nostri clienti ancora più soddisfatti e ci ha fatto capire che il lavoro ci rende davvero felici perché siamo finalmente ciò che vogliamo essere. Ovviamente, tutto questo corposo lavoro si declinerà in un piano di comunicazione che sarà volto a rafforzare il nostro marchio affinché chiunque usi i nostri caffè tragga vantaggio. Avere un'immagine così unica e riconoscibile faciliterà questo processo sicuramente, che ha l'obiettivo di imprimere il nostro brand e farci conoscere. Nei prossimi due anni quindi comunicheremo su tutto. Social, stampa di settore, web, stampa generalista, materiali pubblicitari, vetrine dei nostri clienti e rin rinnoveremo tutto l'immagine anche sul merchandising. Stasera infatti vi faremo vedere qualche anticipazione di tutti i materiali che abbiamo creato per i nostri clienti. Tazze da espresso, tazze doppio espresso, cappuccino, caffè latte, eh, takeaway, tutto. Tutto è stato rinnovato e tutto è stato fatto appositamente per voi, Pruni! Ma non ti sei scordata qualcosa? Cosa? La One more thing. Mm. Hai ragione. I caffè dirompenti! Perché rinnovare il nostro design non ci sembrava abbastanza. Volevamo introdurre anche un'innovazione importante sul prodotto e essere ambiziosi non soltanto nella comunicazione, ma spingere in avanti il settore anche in merito al prodotto. È per questo che abbiamo voluto rendere pop gli specialty coffees, addirittura i caffè capo of excellence. E abbiamo es quindi voluto essere davvero dirompenti con questa linea. Ed è per questo che l'abbiamo creata e che contiene caffè dai punteggi elevatissimi, che solitamente sono appannaggio dei soli specialisti di settore. Li abbiamo inseriti in questa linea e li abbiamo resi caffè per tutti. Li abbiamo descritti in modo gioviale, in modo pop, in modo facile, così che diventassero oggetti da regalare e comprensibili a chiunque fosse interessato. Un po' come si, quando si parla di un buon vino, di un buon formaggio, di un affettato, un qualcosa di qualità ma allo stesso tempo semplice da gustare in compagnia. Sì, perché a volte ci sono persone che sono curiose, che sono desiderose di imparare, de desiderose di provare qualcosa di nuovo, ma che si sono sempre sentite allontanate da questo settore. E invece noi abbiamo cercato di renderle più vicine a noi attraverso un oggetto che sicuramente è da considerarsi dirompente e che non so se avete mai visto nel mondo degli specialty coffice. Quindi un oggetto per tutti, per tutti coloro che si sono sempre sentiti allontanati da una comunicazione spocchiosa, da una comunicazione eccessivamente tecnica e spesso molto autoreferenziale. Quindi attraverso un pacco bello, bello dal punto di vista proprio anche grafico e all'interno contenente un caffè facile. È una bella botta, non è vero? Io credo che insieme a Jacopo stasera abbiamo messo al fuoco davvero, davvero tanta carne. Ed è per questo che lascio la parola ad alcuni nostri clienti perché desideriamo che vi raccontino cosa pensano di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme. Ciao a tutti, siamo Eleonora e Valentina, le titolari di Filter Coffee Lab a Pisa. Eh, abbiamo aperto nel 2014 e siamo con i ragazzi delle piantagioni da, da sempre direi, abbiamo aperto con loro sicuramente scegliendoli per la qualità del caffè perché comunque noi siamo una caffetteria e serviamo specialty coffee da sempre ma li abbiamo scelti diciamo soprattutto per il rapporto umano, possiamo tranquillamente dire che ormai sono nostri amici e abbiamo sempre trovato in loro un appoggio, un appoggio perché venendo da Londra volevamo portare quella che era casa nostra in Italia quindi siamo legate ad alcune diciamo, tradizioni o alcune forme che abbiamo, abbiamo trovato in un, paese, in un paese estero e loro ci hanno aiutato a far sì che questo si potesse portare in Italia. Infatti ci hanno diciamo, cucito un caffè, un blend per il filter coffee addosso, l'hanno fatto apposta per noi, l'abbiamo fatto insieme e questa è una delle, delle tante cose per cui non, diciamo, le ringraziamo sempre e sentiamo la loro presenza costante. Siamo felici di essere qua a parlare del loro nuovo progetto, del loro nuovo packaging che abbiamo visto in anteprima e cosa ne pensiamo. Sì, abbiamo visto in anteprima tutto il progetto e tutto il packaging, devo dire che siamo molto entusiaste, siamo molto entusiaste perché secondo me finalmente le piantagioni del caffè riusciranno ad avvicinare quello che è lo specialty coffee, e nel particolare il caffè di singola piantagione, ad un pubblico molto più ampio di quanto in realtà non lo si faccia al giorno d'oggi. Al giorno d'oggi lo specialty coffee magari rimane un prodotto di nicchia e invece secondo me con questo progetto nel futuro speriamo che possa accadere le stesse cose, che gli stessi processi che sono eh, successi poi con la birra artigianale, con la pizza gourmet, con con il vino, con tutta una serie di prodotti. Sicuramente i ragazzi riusciranno a portare il caffè di qualità eh, nelle tazze di tante, tante, tante persone. Un abbraccio e ciao a tutti da Pisa! Ciao! Ciao a tutti, io sono Michele, faccio il cuoco alla Madia di Brione. E da alcuni anni collaboriamo con le piantagioni del caffè, anche grazie ad un'amicizia che c'era con Massimo che ci ha fatto conoscere questa realtà. Eh, sono molto contento di, di aver iniziato da tempo questa collaborazione con, con le piantagioni eh, perché hanno lo stesso modo di, di sentire la materia, prima che, che cerchiamo di avere anche noi. Quindi, dall'origine alla qualità, all'attenzione a, a come viene prodotto il, il caffè in, in origine e all'attenzione nel lavorarlo, al voler comunicare a, alle persone tutto questo mondo per riuscire a, a far sì che la gente possa emozionarsi attraverso il, un cibo o appunto il, il caffè. È la stessa cosa che cerchiamo di fare anche noi e secondo me, eh, essendo il caffè L'ultimo saluto che noi l'ultima attenzione che noi diamo ai nostri clienti è avere un, un caffè che ha questa profondità, che ha queste attenzioni, che ha questa visione anche originale, eh, fa sì che eh, anche tutti gli sforzi che abbiamo fatto prima prendano una sostanza diversa e quindi mh, la trovo una cosa molto bella e molto interessante. Ci ha anche permesso eh, di ampliare l'offerta per i nostri clienti che mano a mano si fanno più attenti ed esigenti. Eh, oltretutto questa, questo nuovo vestito che è stato scelto per, le, per questo caffè, mh, secondo me farà sì che ci sia un'attenzione ancora di più, soprattutto da quelli che sono ancora legati a un rituale del caffè, eh, senza entrare eh, in tutta la, la profondità che questo Può nascondere, quindi la trovo una scelta molto azzeccata e sicuramente molto molto interessante. Grazie a tutti e ciao! Ciao a tutti, sono Paolo Brunelli. Vi sto parlando da, da Senigallia, dalla regione Marche e soprattutto nel nuovo progetto di Paolo Brunelli Combo denominato così perché nasce dalla condivisione di, dei miei amori che sono. Eh, la gelateria, la cioccolateria, la pasticceria e da tutte quelle dinamiche che eh, fanno diventare un qualcosa di importante il mio mondo e ovviamente anche il mondo del beverage e soprattutto in questo caso del caffè. Quindi ci siamo in qualche maniera voluti bene, cercati, eh, annusati e eh, eh, amati, no? dico magari forse un'eresia un da un certo punto di vista, ma l'apporto la, emozionale di condivisione di, eh, che, non, che non è solo quindi gustativo, ma anche proprio emozionale è fondamentale, è stato fondamentale, Ormai è un anno che ci conosciamo con Massimo, con tutti i responsabili delle piantagioni del caffè, ci siamo voluti bene in qualche maniera, a maggior ragione con la nascita di questo nuovo progetto che troviamo veramente molto interessante soprattutto nella spiegazione poi dopo del consumatore finale, cioè il consumatore riesce probabilmente con questo nuovo progetto a capire un qualcosa di più e entrare nel mondo delle piantagioni e di conseguenza nel mondo di Paolo Brunelli. Quindi, che dire? Grazie della condivisione, grazie di essere con noi grazie a tutti da Senigallia, un abbraccio grosso. Ciao. Hello from Greece. My name is Apostolinos Fotis. I was born in Greece and I work and live in Thessaloniki. I work for Zedrakon, a company whose objectives are the import and distribution of coffee since 1994. My role in the company is the quality control of coffee and training of the barista. We are a company that invests in the training of our staff in order to achieve excellence at the process of extraction. On the early stage of my assignment at Gendracom, my manager asked my opinion about a debutant coffee in Greece, a coffee with a difficult name for the, for the consumer and with the tree a trademark. Λεπκετατζιόν τελ καφέ. i was overly excited and asked for more blends to taste i believed in these products from the first taste and i was sure that this coffee will be loved by everyone nowadays greece is among the top destinations where anyone can try and enjoy a well-made special coffee since greece holds an important position in global coffee market there is a great deal of experience and expertise of the staff The consumer is very demanded as well. That is why Lepketagione del Cafe invested in Greece with Jedracom. Lepketagione del Cafe gave us the support we need to help sustain sales. For example, they invited us to come to Italy to leave the roastery to get some training about green coffee. The more knowledge they offer us, the better we are for the competition. Even more, when Lepkedazion Del Café came to Greece to meet our customers and introduce their roster to the Greek market. Both globally and in Greece, we have the phenomenon of two paces: specialty coffee on high price and commercial coffee on low price. This distance between them is growing more and more in favor of specialty coffees. The main difference between a specialty coffee and a commercial coffee is its personality. It can be seen through the origin and the quality, and even by a no trained cup taster. This is our big competitive advantage since Le Piedagioni del Café has the personality to be a characteristic specialty coffee and the stability of quality. Le Piedagioni, in order to capture this essence, develop an excellent package that reflects their image. Why is also attractive to the buyer? The new packaging has a unique design with special fonts and clear bright colors as well as a wealth of information intended to help customers who have a real desire to learn more about coffee. Everything was designed and implanted with the criterion of the highest possible quality and sustainability of coffee. GendraCon has contributed to this result. Since we have been giving feedback in the past year to improve the logo design, they certainly realized the importance of the tree as a trademark in Greece. This change will bring an advantage to us of our markets. Thank you all for listening. I wish you all Merry Christmas and a prosperous COVID free New Year filled with coffee aroma. Hello, my name is Vasia Andreica and I am the Romanian partner of Pianta Juni Brand. Our company, Coffee Shop Solutions, is present in Romanian Horeca sector since 2003. We import and distribute at national wide level a complete range of products having partners all around the world. We love all the novelties and always try to be the first company to bring in our market the latest products or equipment. Our motto is Redefine Horeca and this is what you are trying to do every day. We start our collaboration on a small scale at the beginning of twenty thirteen. Coffee World was at that moment different than today and the proposal of Pianta Johnny was really ahead of the times. We found in this company a partner sharing the same vision of ours and more important, we found here people which are ready to commit and to involve one hundred percent in order to grow together. We built step by step a strong partnership based on trust and now I can say we are stronger than ever and we look in the future with confidence. We have a lot of advantages, but the first one is the quality that we recite at every single order. At the end, this is the most important point. Other highly important advantages are the continuous support and the desire to understand Romanian market and our needs. Even if you want to play globally, you need to sing locally and Pianta do this every time we love the new image and we are sure that with this complete rebranding the future sounds very good for us. we are confident that we will fulfill our goal to become the most relevant horeca company in romania in terms of quality both of products and service. thank you and good luck Piantagioni. bene. vi ringraziamo per essere stati qui con noi stasera. vi sproniamo davvero a condividere con noi qualsiasi vostra impressione. è un progetto molto ambizioso e lo vogliamo creare e far crescere insieme a voi. Troverete molte altre informazioni sul nostro website che sarà online solo tra qualche minuto. Ciao a tutti. Ciao a tutti.